Presidente, volevo dare un'informazione all'Aula. Non vedo presente il sindaco Sala né nessun componente della giunta. Informatelo, dato che lui è sindaco della città metropolitana, che il comune più grande della provincia di Milano, che è Sesto San Giovanni, ha avuto l'esito del ballottaggio e ha vinto Roberto Di Stefano, ha vinto un sindaco, diciamo, di centrodestra, un sindaco della Lega, un sindaco sostenuto da tutti i partiti del centrodestra con tanto di civiche. E volevo anche ringraziare il sindaco Sala, perché 5 anni fa è venuto a Sesto San Giovanni a sostenere la Chittò e ha perso, è venuto a Sesto San Giovanni a sostenere Michele Foggetta che ha perso. Quindi, dato che ho coordinato la campagna a Di Stefano sia 5 anni fa che a questa tornata, volevo chiedere al sindaco, se potete, se per favore possa andare a sostenere il competitor di chi sostengo io ogni volta che coordino una campagna elettorale. Tra l'altro è venuto e la mattina dopo abbiamo letto che aveva il Covid, quindi è venuto la sera prima con anche evidentemente qualche rischio per i sinistri che erano lì ad ascoltarlo. Volevo anche informarvi che la Stalingrado d'Italia non esiste più. Avete perso definitivamente il vostro storico fortino in provincia di Milano, è Sesto San Giovanni da sempre, l'avete perso 5 anni fa e l'avete perso anche a questo giro. È stata premiata la serietà, la concretezza, il pragmatismo e i progetti. Se Sala voleva tenersi lo stadio e scaricare la moschea a Sesto, ecco, non ha capito che la città aveva in mente altro. E quindi, insomma, con buona pace di Sala andrà a scaricare i propri problemi ad altre città, come per esempio Segrate, che immediatamente ha risposto al diktat piddino quando Sala gli ha detto cosa dire sull'area dello stadio, e troverà invece non solo in Sesto, ma in tutti i comuni dell'Interland amministrati dal centrodestra un buon governo alternativo a quello della sinistra. Quello della sinistra che tra l'altro abbiamo appena sentito, con un PD che l'8 e il 9 luglio decide di spendere 2 giorni del proprio tempo in un momento di crisi economica con le bollette alle stelle a parlare della cannabis, di come legalizzarla e facendo gli stati generali della cannabis.